Buonasera e benvenuti a Maledetta Informatica. La parolaccia di questa sera è podcast. Avete mai ascoltato la radio e vi dicono scaricate il nostro podcast? Ebbene, un podcast è un file, un documento, audio o video, che può essere scaricato dalla rete e poi ascoltato in qualunque tipo di dispositivo. Può essere un computer, può essere il riproduttore audio dell'automobile, può essere un iPod, qualunque tipo. Allora, perché ci sono i podcast? Perché uno potrebbe aver piacere di riascoltare, ad esempio, una trasmissione radio, infatti è molto usato in questo ambito, magari mentre fa un lungo viaggio in auto. Uno non ha mai tempo di ascoltarsi la trasmissione preferita, ma in un lungo viaggio in auto vorrebbe ascoltarla. E in auto non ha il computer, il modo di andarsela a cercare, magari non ha neanche la rete perché sta attraversando la Valle della Morte, ad esempio, non c'è nemmeno la copertura internet. Allora, se preventivamente si è scaricato questi podcast, basta metterli su una chiavetta, semplicemente infilando la chiavetta nel riproduttore audio dell'automobile si potrà sentire tutta la cavalcata delle Valchirie o tutte le puntate della trasmissione preferita. Quindi l'uso è di essere qualcosa di molto trasportabile. Infatti la parola podcast, pod, vuol dire baccello, proprio il baccello che contiene il pisello, quindi una cosa piccola che si trasporta. Il podcast è un file, tra l'altro i file audio podcast sono anche proprio dei file leggeri, quindi in una chiavetta ne potete mettere tanti, molto trasportabile, lo potete mettere in un riproduttore MP3 e poi sentirlo magari mentre andate a correre al Valentino. Quindi ha questo senso di portabilità. Volevo richiamare la vostra attenzione su una cosa. Se siete mai andati ad esempio sul sito della RAI, lì trovate molte cose, cioè trovate la trasmissione radio e video in diretta, trovate i siti dei programmi dove ci sono gli spezzoni, ma c'è anche proprio un'apposita sezione che si chiama podcast e lì potete andare a trovare e scaricare i podcast che volete per prepararveli e sentirveli poi un'altra volta dove vi pare piace. Un'ultima cosa, spero che questo vi abbia chiarito le idee. Se ascoltando o sentite delle parole un po' strane che vi piacerebbe fossero presentate in questa trasmissione, scrivetemi pure il mio indirizzo email e io cercherò di accontentarvi. Un saluto a tutti e arrivederci alla prossima parolaccia.